Mettendo insieme tante piccole cose si possono creare grandi cose. E questo è il senso dell'appello lanciato dal presidente Franco Castiello e finalizzato alla devoluzione del 5 per 1000 nella dichiarazione dei redditi alla Fondazione Grande Lucania. La Banca del Cilento, di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania è una banca di credito cooperativo che non persegue finalità speculative, avendo struttura cooperativa e carattere di mutualità. L'istituto di credito, con sede a Vallo della Lucania, con i suoi 5.700 soci, opera come banca di sviluppo delle comunità locali della propria area di riferimento, quella cilentana, quella valdianese, quella lucana e la parte nord della provincia di Cosenza. In questo territorio davvero molto vasto, che comprende 3 regioni e 4 province e coincide con il territorio della Grande Lucania dell'epoca romana, la Banca del Cilento opera con 23 sportelli. Proprio per venire incontro alle esigenze di elevazione sociale e culturale di queste vaste comunità, la Banca del Cilento ha creato la Fondazione Grande Lucania, presieduta da Franco Castiello, che rappresenta il suo braccio operativo per le iniziative culturali e di ricerca sul territorio. Questa fondazione, quindi, è il braccio culturale e di ricerca sul territorio della nostra banca di credito cooperativo. Io rivolgo, come presidente della fondazione, un appello non solo a tutti i soci, ma anche ai vari soggetti che compongono il tessuto sociale delle comunità locali, quindi agricoltori, artigiani, commercianti, piccole imprese, famiglie, studenti, pensionati, tutti, di darci il 5 per 1000. Il 5 per 1000 nella dichiarazione dei redditi è una dazione assolutamente gratuita. Se non c'è questa indicazione nella dichiarazione dei redditi, praticamente si perde questa opportunità. Se c'è questa indicazione, senza nulla sottrarre al contribuente, è l'amministrazione finanziaria che dirotta sulla nostra fondazione questo piccolo contributo del 5 per 1000. Magari si dirà è un contributo simbolico, un contributo modestissimo, però mettendo insieme tante piccole cose si fanno grandi cose, soprattutto se c'è disinteresse, onestà, correttezza nella amministrazione. Il credito cooperativo è nato così, unendo le modeste forze dei deboli per creare una grande idea e una grande istituzione, che è proprio quella del credito cooperativo.